Siete collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale Campoli in Bocale, agro del comune di Reggio Calabria, e Domenico Salvatore che vi parla e vi saluta, vi auguro buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sulla partita di promozione campionato calabrese Bocale Rombiolese. Passo a leggere le informazioni che sono già in campo agli ordini del signor Andrea Spasari della sezione di Soverato, collaborato da Alessio Bulotta di Catanzaro e Tommaso Gaetano di Lamezia. Bocale d'Agostino, Aziz, Ottman, Fava, Guerrisi, Bianchi, Calarco, Secondi, Foti, Parrello, Laurendi e Libri. In panchina a disposizione del mister dottor Pippo Laface, Fosso, Brancati, Genoese, Vojcic, Ciantura, Carbone e Latella. Rombiolese, Colosimo, Crisafulli, Gaetano, Capria, Ascone, Sciangare, Sangare, Ibrahim, Giuseppe Mazzitelli, Toscano, Soriano, Ferla e Cristian Mazzitelli. A disposizione del mister Rolando Megna, Giuseppe Ferrazzo, Socona, Viola, Ferraro, Monteleone, Pisano, Mazzeo. Attacca ora la formazione ospite, casacca azzurra come i pantaloncini, parte lo spiovente, indirizzato verso l'incrocio dei pali, palla che termina oltre la linea di fondo, nulla di fatto. 1 minuto e 55 secondi nel corso della prima frazione di gioco, è sempre 0-0 al Campoli di Bocale, che si schiera casacca bianca, pantaloncini rossi come i calzettoni. Gioco è fermo, c'è un calcio piazzato per gli azzurri della Rombiolese, diretta da Rolando Megna, una vecchia conoscenza dei campi di gioco, grande calciatore, grande anche allenatore. C'è un leggero vento a favore della formazione ospite in questa prima frazione di gioco. Laurendi, questo pallone che spiove in avanti verso Libri. Ferla ha già recuperato il centrocampo locale, Guerrisi, un lancio in profondità, il cross, nulla di fatto, e questo è il primo affondo dei locali. 3 minuti e 30 secondi nella prima frazione di gioco al Campoli di Bocale, sempre 0-0 fra la formazione locale e la Rombiolese.
incespica sul pallone Mazzitelli alla destra, e il pallone termina oltre la linea di fondo. Una buona azione della Rombiolese che però non è stata sfruttata convenientemente. D'Agostino, il suo lancio in avanti verso Secondi, sfiora la palla di testa Secondi, palla in pallone laterale già battuto, palla che si impenna, urlo tarzanino da parte di D'Agostino che poi di controbalzo cerca di mettere in movimento Secondi, anticipato dal suo Angelo Custode. Questi è Crisafulli, viene chiamato in causa Colosimo. Fava, interno sinistro verso Bianchi, cerca di conquistare palla Guerrisi, contropiede ospite, recupera palla la difesa locale, viene atterrato nei pressi del centrocampo Secondi. Ecco il motivo di questo calcio piazzato decretato dall'arbitro, il signor Andrea Spasari, della sezione di Soperato. Uno spiovente sulla tre quarti, un colpo di testa da parte di Laurendi, fa buona guardia alla difesa ospite ma conquista un calcio d'angolo la formazione di casa. 6 minuti e 5 secondi nel primo tempo al Campoli di Bocale, sempre 0-0 fra Bocale e Rombiolese. Siamo nel campionato di promozione girone B. La palla ha superato la linea di fondo, dice l'arbitro, quindi si tratta del secondo calcio d'angolo consecutivo sempre a favore del Bocale. Grappolo di uomini in aria, sta per partire il cross. Da buona, ottima posizione, una staffilata che si infrange sulla barriera corallina Rombiolese. Bocale vicinissimo alla marcatura, terzo consecutivo calcio d'angolo. Grappoli uomini in aria, parte lo spiovente e arriva il quarto calcio d'angolo consecutivo sempre a favore del Bocale. Lo va a battere Calarco. Altra ghiotta, grossa occasione per il Bocale sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma la palla è schizzata oltre la linea dell'out, nulla di fatto. 7:50 nel primo tempo, 0-0 al Campoli tra Bocale e Rombiolese. La classifica di questo girone è comandata da Gioiosa con 13 punti, davanti alla Bagnarese 12, Bocale e Rombiolese appunto 10, Real Gioia 9, Brancaleone, Bovalenese, Africo 8, Villese, Gioiese e Filogaso 7, Atletico Maida 6, Stilese 5, chiudono Città di Botricello e San Luca ancora a quota 0. Questa è la sesta giornata
Nelle prime 5 il Bocale ha vinto 3 volte, una persa e una pareggiata, 8 le reti fatte, 3 quelle subite, differenza a reti più 5. La formazione di Filippo Cogliandro e mister Filippo Lapace. Una giornata molto importante perché ci sono altri scontri come Brancaleone Filogaso, Gioiese Bagnarese e San Gregorio di Pona Real Gioia. Esce dalla panchina mister Rolando Megna per impartire le disposizioni ai propri giocatori, ai propri calciatori, alla squadra. Con qualche difficoltà riesce la difesa locale. Attenzione, entra in aria, viene sgambettato, ma non per questo, anzi probabilmente ci sarà un cartellino giallo per simulazione. Così è infatti, episodio dubbio, molto dubbio. Aveva superato il suo diretto avversario. Episodio da Moviola. 10:40 nel primo tempo, secondi, è stato sanzionato con un cartellino giallo. Non è il nostro costume emettere sentenze o peggio fare lo sputa sentenze, ma certamente è un episodio da Moviola, poi vedremo. Non se ne dà per vinto il mezzo sinistro Laurendi rispetto a questo fischio arbitrale. Rombiolesi in avanti con questo spiovente, palla che rimane lì, un cross alla meno peggio che si spegne tra le braccia di D'Agostino che subito rilancia, fa buona guardia la difesa ospite. Attenzione, Mazzitelli, e rete, Rombiolesi in vantaggio. L'autore del gol è Ferla. 13:30 nel primo tempo. Ah,
Bocale 0, Rombiolese 1. Vedremo ora quale sarà la risposta. Grossa occasione per il Bocale per pervenire al pareggio, hanno cincischiato gli attaccanti del Bocale facendo sfumare una grossissima occasione. Risultato bugiardo, questo possiamo dirlo fino a questo momento a nostro avviso. Secondi porta il pallone a spasso, Bocale ancora in avanti con questo cross e avete visto come Laurenti abbia fallito una comoda, comodissima occasione da rete per pareggiare. Stanno maturando una serie di occasioni da rete a favore della squadra di casa, ma il risultato è ancora inchiodato sullo 0-1. L'autore del gol, unica rete, è Ferla, il mezzo sinistro della formazione ospite, che su ha risolto una mischia mandando il pallone all'incrocio dei pali dove nulla ha potuto D'Agostino. Bocale in avanti ancora con secondi, finta e doppia finta, cross a centro, grande parata, ma grossissima occasione mancata ancora dal Bocale. Rete, pareggio. Peppe Foti alla sua maniera con una bordata da fuori aria. 16:40, aveva costruito una serie di palle gol la formazione locale, ma quando per imprecisione, quando per grandi parate del portiere, il risultato rimaneva inchiodato sullo 0-1. Manovra la formazione di casa, ora rincuorata dal prezioso pareggio siglato da regista Peppe Foti. Con una staffilata da almeno 25 metri, se non 30, che si è insaccata anch'esso all'incrocio dei pali, una saetta, un autentico missile terra-aria. Attenzione, tiro, grande parata del portiere e ancora una volta Laurenti ha avuto la palla gol. Sono numerose, anzi numerosissime, e qui non abbiamo tema di essere smentiti, le palle gol capitate alla formazione di casa. 20 giocatori, parte il cross.
ha subito fallo, tutto regolare per l'arbitro, va a protestare un giocatore. Tutto regolare per l'arbitro. Andrea Spasari di Soverato. Si diceva delle grosse, delle numerose occasioni da rete capitate alla formazione di casa, almeno 5-6, se non di più. Tre grandi parate del portiere e il resto sono tiri fuori misura, comunque da ottima posizione. Si sbracciano i due mister, Pippo Lafage del Bocale e Rolando Megna della Rombiolese. 1-1 il risultato, 20° del primo tempo. Mia mia, dice il portiere D'Agostino, che muove di qualche passo e di collopiede spedisce il pallone oltre la linea centrale del campo. Un colpo di testa da parte di un difensore, difende Laurendi. L'esterno destro Foti. Altro fallo dubbio. Stavolta però l'arbitro non tira fuori il cartellino per simulazione, per sanzionare la simulazione. Secondo episodio da Moviola. Insiste il Bocale in avanti. Tiro. C'è stata una deviazione. Che sortisce il quinto calcio d'angolo, sempre a favore della formazione di casa. Dopo 21 e 32 secondi nel corso della prima frazione di gioco, il risultato è tornato in parità. Perde palla, può partire il contropiede ospite. Contropiede che non sortisce effetto alcuno. Ha già recuperato la sfera nel campo per destinazione D'Agostino, la sistema sul vertice sinistro dell'area piccola, muove di qualche passo e spedisce il pallone verso il centrocampo. Prova a stopparlo Rolando Megna. Lascia poi a Crisapulli il compito di mettere in movimento la propria squadra. Soriano. Un buco clamoroso da parte di Ottman Aziz. È il primo calcio d'angolo a favore della formazione ospite, che ha capitalizzato l'unica grossa vera occasione, se così può essere dipinta,
parte il cross, palla fuori aria, ha già recuperato il boccale, circondato da tre avversari secondi, riesce in qualche modo, guadagna anche una punizione già battuta, il lancio di Peppe Foti. Voleva la regola del vantaggio, non è dello stesso avviso l'arbitro, si riprenderà con un calcio piazzato a favore della formazione di casa dopo 24 minuti e 30 secondi nel corso della prima frazione di gioco, con le reti di Ferla e Foti fino a questo momento a suggellare il pareggio di 1-1. Rete, attenzione! È passato in vantaggio il Bocale. Va a raccogliere Laurendi. Il plauso e l'applauso. 25 nel primo tempo e il ribaltone è servito su un piatto d'argento. Bocale 2, Rombiolese 1. Ora alla rete di Ferla ha risposto Foti e ora Laurenti ha fissato il risultato sul 2-1 momentaneo a favore della formazione di casa. Ha prodotto di più a nostro avviso, questa è la nostra opinione, non pretendiamo che venga spacciata per verità assoluta o per dogma. La formazione di casa. Non riesce ad arpionare il pallone. Laurendi. Foti. Spiove una palla in direzione di Libri. Se ne va. Viene sgambettato all'ingresso dell'area. E l'arbitro sventola un cartellino giallo anche in direzione di Mazzitelli Giuseppe, uno dei due. L'altro è Cristian. 26 nel primo tempo, 2-1 per il Bocale. Calcio piazzato per la formazione di casa. All'altezza della linea mediana bassa sul settore di sinistra, lo va a battere respinge di pugni sulla linea di porta, ma insiste il Bocale. Va annoverata anche questo episodio tra le occasioni da rete a favore della formazione di casa. Ne abbiamo contate 7-8 fino a questo momento, a parte le due reti. Dominio assoluto della formazione di casa, che è riuscita a ribaltare la rete iniziale di Ferla. Cross sottoporta, finta, non abbocca la difesa ospite. Si rifugia in fallo laterale. L'arbitro ha qualcosa da dire rispetto ad alcuni calciatori che
stanno effettuando delle corsette, tutto a posto, si può continuare, cross sotto porta, sfiora il pallone un difensore, ancora secondi, cross sotto porta, esce il portiere con le mani, dicono i giocatori del Bocale, l'arbitro però assegna un calcio piazzato. Attenzione, tentativo di autorrete non riuscito. Secondo calcio d'angolo per la Rombiolese. Contro i 5 battuti dal Bocale. A favore di Vento, parte il cross, respinge di pugno. Un tiro telefonato da parte di Sangare Ibrahim. La comoda parata. Si accende una mischia. A stento sedata dall'arbitro che mette mano ai cartellini. Allora, due cartellini gialli. Il 3 del Bocale Fava e il 6 della Rombiolese Sangare. 3 gli ammoniti in tutto, Giuseppe Mazzitelli, Sangare, anzi 4, perché oltre a Fava c'è anche Secondi. 4 gli ammoniti, 6 gli angoli e 3 le reti. Per far tornare la calma non serviva l'anticiclone delle Azzorre, ma un paio di cartellini gialli sventolati sotto gli occhi dei due contendenti, e cioè di Fava, difensore esterno del Bocale, e Ibrahim Sangare della Rombiolese. Attenzione, stavolta c'è il rigore. Secondi al momento di battere. È stato scaraventato letteralmente per le terre. E stavolta l'arbitro non se l'è sentita di far finta di niente, di sorvolare, di soprassedere. 33 del primo tempo, momento topico dell'incontro, calcio di rigore a favore della formazione di casa. Per atterramento di Secondi.
rimane dolorante a terra ancora il giocatore, l'arbitro ha convocato il massaggiatore, ne approfitta anche per dissetarsi Peppe Poti. Si impossessa della sfera Laurendi, verosimilmente sarà lui a battere. Colosimo contro Laurendi, 34esimo, fischio arbitrale, Prever in corsa, tiro, rete, spiazzato, pallone da una parte e la sciabolata di sinistro di Laurendi. Siamo sul 3-1. Prima sostituzione dell'incontro. Entrano contemporaneamente Ferraro e Monteleone. Al posto di Crisafulli e Cristian Mazzitelli. Tutto questo dopo 35 minuti e 40 secondi con il risultato di 3-1 a favore della formazione di casa, che ha dominato il lungo e il largo, dobbiamo dirlo, inanellando una serie di occasioni da rete davvero ghiotte, clamorose, fallite davanti a Colosimo. Vuoi per eccesso di precipitazione nelle conclusioni a rete, vuoi per imprecisione, vuoi per le parate dell'uomo ragno Vibonese. Colosimo nulla ha potuto sulla tripletta siglata da Foti, che ha pareggiato alla sua maniera un autentico missile terra-aria, una bordata da 30 metri che si è infilata all'incrocio dei pali, più che altro un missile terra-aria sul quale nulla ha potuto Colosimo. Intanto c'è una rimessa laterale a favore della formazione locale. Finta di Foti, ennesima rimessa laterale dallo stesso battuta. Il cross arpiona inizialmente Gaetano, difende con i denti e con le unghie questa palla il nuovo entrato Monteleone. Rombiolesi in avanti, questi è Mazzitelli, il suo cross, la deviazione, buon momento per la Rombiolese, palla che si impenna e nulla può il portiere per impedire. Il calcio d'angolo, che sarebbe il terzo a favore della formazione ospite, contro i sei battuti dai locali.
un tiro a palombella, l'intervento di D'Agostino che però non ha toccato, ha giudicato ininfluente, aveva allungato i tentacoli. Ha recuperato palla questi è Toscano, termina a terra e tocca con le mani, quindi è calcio piazzato per la formazione locale dopo 39-40 minuti in questo momento al nostro cronometro. 3-1 il risultato, con l'iniziale di Ferla, pareggio di Foti e poi la doppietta di Laurenti, di cui il secondo gol al 34esimo su calcio di rigore per atterramento di Secondi. Regola del vantaggio. Punizione per la Rombiolese, già battuta. Manovra Mazzitelli. Questo è il nuovo entrato Ferraro. Il cross sotto porta fa buona guardia D'Agostino. Pallone che supera la linea centrale del campo, un colpo di testa da parte di Ascone, palla che viaggia in direzione di Libri. E per evitare guai peggiori si rifugia in calcio d'angolo, il settimo della serie, lo va a battere il regista Peppe Foti. Si impenna il pallone, intervento irregolare da parte di un difensore ospite, ecco il motivo di questo calcio piazzato decretato dal direttore di gara, il signor Andrea Spasari della sezione di Soverato. Quando ci avviamo verso la conclusione dei primi 45 minuti di gioco, con il Bocale in vantaggio per 3-1, ha aperto Ferla, pareggio di Foti e doppietta di Laurenti, di cui una su calcio di rigore. Fitta barriera, almeno 6-7 uomini, praticamente 20 giocatori nella metà campo avversaria. Si difende la Rombiolese, parte il tiro di Foti, si infrange sulla barriera, una sciabolata secondo il suo stile che ha massaggiato le spalle del malcapitato difensore. Cincischia un po' il giocatore del Bocale e per poco non ne approfitta in contropiede l'attaccante Rombiolesi.
43-50, ormai siamo in conclusione, ultimi sgoccioli. Viene caricato all'altezza della linea centrale del campo. Palla sui piedi di Foti. Il lancio in profondità. Viene atterrato Secondi. Ha fatto vedere le streghe al suo Angelo Custode per fermarlo con le buone o con le cattive. È dovuto ricorrere alle maniere forti Peppe Foti. Scodella, pallone che si impenna in fallo laterale, addirittura finisce il pallone in tribuna. Ancora Foti, non concede la rimessa come chiedevano i giocatori locali, la concede stavolta ma a favore, addirittura un calcio piazzato, troppa grazia Sant'Antonio. La batte Mazzitelli. Urlo Tarzanino da parte di D'Agostino, s'accartoccia sul pallone, elude il possibile intervento da parte di Soriano e quindi di collo piede spedisce il pallone oltre la linea centrale del campo. Fa buona guardia Ibrahim, viene attaccato con successo in questo caso, insomma, sbandieramento del collaboratore di destra, calcio piazzato, ma ormai siamo già al 46esimo nel corso della prima frazione di gioco, 3-1 il risultato a favore del Bocale nella sesta giornata del campionato di promozione, girone di andata. Intervento falloso da parte di Sciangare. Da un'occhiata al suo taccuino, l'arbitro vede che Sciangare è già sanzionato e anche questo era dubbio. Si alza la bandierina del collaboratore di destra, non sappiamo se Bulotta o Gaetano. Punizione già battuta, ultimi scampoli e proprio in questo momento il direttore di gara, il signor Andrea Spasari, decreta la fine delle ostilità per quanto riguarda la prima frazione di gioco. Le squadre vanno a riposo sul risultato di 3-1 per il Bocale, apre la danza delle marcature Ferla, pareggia Foti, doppietta di Laurendi, 3-1 per il Bocale. La linea può tornare allo studio, a risentirci fra un quarto d'ora circa per la telecronaca del secondo tempo.